Un benvenuto a tutti, eccoci in questo nuovo video dove trattiamo tematiche relative al progetto applicato al Lago di Porziola. E sarà il primo, speriamo, di una serie di video che abbiamo voluto titolare, come leggete in sovraimpressione, Una serata con. E in questo caso abbiamo ospite qui con me il dottor Gianluca Zuffi. Gianluca, Buonasera, buonasera a te. ciao Paolo. Siamo qui per questa prima, diciamo, puntata nella quale andremo a dare un'occhiata a quelle che sono le novità dal monitoraggio del lago. E io credo che per darvi qualche input relativo a quello che appunto è il lavoro fatto dal dottor Gianluca Zuffi. Stiamo parlando di monitoraggio ittico, stiamo parlando ovviamente del lago di Porziola e un lavoro che va avanti da qualche anno. Sì, un lavoro che è cominciato nel 2018 e che adesso finalmente, proprio per la natura del progetto stesso, dell'attività stessa, cioè dell'idea del monitoraggio, quindi della successione continuata, perpetuata nel tempo di raccolta di dati, adesso cominciamo a vedere, a raccogliere dei frutti soddisfacenti. Molto bene. Allora, vi diamo innanzitutto un'informazione, diciamo così, tecnica di servizio. Vi facciamo vedere dove trovare la relazione, quindi il PDF di quello che andremo a mostrarvi durante questo video. E vi facciamo vedere che andando sul nostro sito www.porziola.it, questa è la nostra home page, trovate una serie di collegamenti a tutte quelle che sono alcune funzionalità e i vari social network sui quali pubblichiamo le informazioni. In questo caso ci concentriamo sul progetto di monitoraggio del popolamento ittico del lago ed ecco che cliccando sul link ci si apre questa pagina dove troverete tutti i documenti redatti, appunto, come dicevamo poc'anzi, dal 2018 fino a quello di oggi, quindi campionamento ittico quarto anno. Ecco che cliccando qui vi si scaricherà il PDF che quindi potrete andare a consultare anche voi. Tutto questo è il lavoro eseguito appunto da Hydrosynergy e da Gianluca. Parlaci un po' di questo percorso che si è avviato e si sta Sì, consolidando. buonasera a tutti ancora, allora. Mi fa piacere essere qui e grazie di nuovo dell'invito. È un piacere. Come dicevo prima, questo quarto anno è l'ennesimo anno in cui raccogliamo informazioni riguardo al popolamento ittico del lago. E la cosa divertente, mi verrebbe da dire, soddisfacente, è che c'è una certa costanza nei dati che stiamo raccogliendo, quindi questo mi fa oltre che piacere personale, perché vuol dire che il lavoro ha una sua coerenza, è Certo. un piacere per il lago perché gli equilibri, quando sono rispettati, è quasi sempre un buon segno, ecco. Per cui direi che fa molto Fa piacere molto anche a noi piacere, fa questo. molto piacere. Si deve fare, credo che debba farvi piacere. Bene. Se vogliamo subito cominciare con la presentazione, Certo, dicevo. volentieri. Allora, vi facciamo vedere, così la potete tenere, diciamo, in consultazione video direttamente anche da casa. Ecco che Ok. questa è la presentazione che, come vi dicevo poc'anzi, potrete andare a scaricarvi direttamente dal nostro sito. Ecco quindi che Gianluca, se vuoi, Annoiarvi. possiamo con No, assolutamente, anzi, un piacere. Allora, cominciamo dall'inizio e cominciamo dal grande, nel senso che il andare a vedere la fauna ittica, andare a monitorare la fauna ittica è sicuramente il cuore della nostra attività e del nostro progetto, ma è in realtà la punta di un iceberg, nel senso che la fauna si sviluppa, cresce,
non cresce all'interno di un ambiente, non solo la fauna ittica, questo in generale, condizionata dalle condizioni ambientali, ovviamente. Certo. Quindi è necessario prima fare una leggerissima introduzione dell'ambiente nel suo complesso. Dunque, molti di voi già conoscono il lago, per chi non lo conosce ricordiamo che è il lago di Borziola, è situato nel comune di Sasso Marconi, e è ai margini di un'area SIC ZPS, quindi non è all'interno, ma è comunque nei margini di un'area protetta, sito di importanza comunitaria, zona protezione speciale, ed è fin da subito, va detto, perché chi frequenta il lago sa che sono situazioni che capitano, è una zona ad alta probabilità di inondazione. E se noi guardiamo da queste due cartine, ci rendiamo conto subito che il lago è di fatto un pezzo dell'alveo del fiume Reno. Ecco. È un lago di cava, è stato creato perché per intervento dell'uomo è stata cavata, sono stati cavati dei sedimenti, e i sedimenti si cavano dove c'è un fiume. Certo. Non ce lo stiamo inventando noi. A tal proposito vi facciamo vedere questo breve contributo video, dove appunto possiamo notare che il fiume Reno va a lambire il lago, e adesso questo è un video realizzato lo scorso anno nella fase invernale a seguito di un evento di piena che, come diceva appunto Gianluca, caratterizza sicuramente l'invaso del lago di Borziola, e tant'è che tra poco noteremo che quando l'inquadratura andrà nuovamente verso il lago, si potrà notare, per chi conosce il lago, ad esempio il pontile, eccolo, semisommerso, piuttosto che l'area dell'alaggio leggermente allagata. Per cui sicuramente il discorso che dicevamo delle piene è succede. A tal proposito mi prendo un attimo per un breve inciso. Abbiamo dallo scorso anno, e questo l'avrete notato durante le azioni di campionamento ittico, abbiamo installato 3 aste di monitoraggio del livello del lago, che ci possono servire per tanti motivi, principalmente per tenere sott'occhio il livello sia ordinario, quindi nelle normali fasi di abbassamento di livello estivo, ad esempio per una siccità come è stata quella ad esempio dello scorso anno, molto importante, sia eventualmente straordinario sugli eventi di piena, per avere un occhio reale, ufficiale, vero, di un'asta graduata che non oggettivo. Sbaglia, non è esatto, oggettivo, bravissimo, non mi veniva. L'oggettività è un aspetto molto importante per quando si osserva un evento naturale, anche quando si osservano gli eventi non naturali, ma in particolar modo quando si osservano gli eventi naturali, perché è molto facile, veramente semplice, dimenticarsene, ed è facilissimo farsi condizionare dalla soggettività, dalle proprie impressioni personali. Proprio da questo, da tutta una serie di ragionamenti che si sposano perfettamente con questo tuo ragionamento, siamo partiti con l'idea del cerchiamo di raccogliere dati. È un po' simile a quello che tu fai professionalmente ambito. Non è simile, è assolutamente identico. Proprio per dire, ok, abbiamo dei numeri, abbiamo dei valori, ad esempio stiamo archiviando il materiale foto-video relativo agli eventi di piena che riusciamo a monitorare, proprio per poter dire tra X anni, in quell'anno, in quei giorni è successo questo piuttosto che quello. Tra l'altro, correggimi se sbaglio, in una nostra chiacchierata precedente mi dicevi che determinate situazioni che poi andremo a vedere di variazioni di popolamento del lago, di specie ittiche, possono essere in relazione agli eventi di piena, ed ecco che magari un piccolo contributo ve lo diamo anche noi dicendovi abbiamo visto che è entrata l'acqua in un modo piuttosto che nell'altro. È molto complicato fare
cercare di interpretare in maniera oggettiva i dati che si raccolgono. Se in più i dati sono raccolti non in maniera oggettiva, ma in maniera soggettiva, beh, si aggiunge soggettività alla soggettività, infatti, e diventa un discorso tra amici, che ci sta, ci sta, sì, venga, esatto. Però rimane un discorso, infatti, era ma non è mai entrata l'acqua nel Porziola, piuttosto che ci sarà mezzo metro d'acqua piuttosto che 2 metri, esatto. abbiamo deciso, tagliato la testa. Bene. In quest'altra immagine, in quest'altra immagine della presentazione, ho riportato la cartina, qui si vede ancora meglio, la CTR, in cui si vede il percorso del fiume Reno e si capisce chiaramente che il lago è questo, per chi non lo conoscesse, il lago è assolutamente parte integrante dell'alveo del fiume. E chiunque, facendo qualche ricerca in rete, senza dover conoscere il lago, senza dover essere necessariamente un abitante di Sasso Marconi, chiunque persona può cercare in rete le carte in cui è riportato, i documenti in cui è riportato che il lago di Porziola è all'interno di un'area a pericolosità alluvionale P3H, il che significa che sono alluvioni frequenti, piani inondabili frequenti con eventi tra i 20 e i 50 anni. Quindi insomma non dobbiamo stupirci se questo capita, ecco, dovremmo stupirci se non capitasse, vuol certo. dire che il Reno non sta tanto bene. Quindi sempre riferito alle piene, sono fenomeni assolutamente naturali, cozzano un po' con la nostra idea di natura, perché a noi, per quanto ci piace la natura, poi ci piace sempre che la natura sia come ci ricordiamo che è e rimanga come vogliamo che sia. In realtà la natura, gli ambienti sono fatti per essere cambiati, meno male che cambiano. Le piene sono uno dei metodi proprio classici per modificare il territorio. E l'altro aspetto che è importante per quanto riguarda il lago di Porziola è appunto la fauna ittica. Fauna ittica che noi possiamo sia osservare attraverso alcuni dati bibliografici, sia osservare direttamente andando in campo. Allora, cominciamo dai dati bibliografici. Anche qui, chiunque, consultando la carta ittica della regione Emilia-Romagna, può osservare che nel fiume Reno sono stati fatti nel 2012 dei campionamenti di fauna ittica con il metodo dell'elettropesca, che è lo stesso che abbiamo utilizzato noi, seppur con qualche variante, perché ovviamente campionare in fiume è diverso che campionare certo. in un lago. Però sono stati fatti dei censimenti nel fiume Reno, nelle zone limitrofe al lago Porziola, e queste sono le specie che sono rinvenute. Quindi nella colonna azzurra il nome comune, seguito dal nome scientifico, l'origine, ossia il fatto che sia una specie autoctona o alloctona del distretto geografico Padano-Veneto, ossia quello dove ci troviamo noi, e la presenza nel lago, se è stata rilevata o non rilevata negli anni successivi. Potrebbe esserci qualche nome scientifico diverso da quello che magari trovate nelle pubblicazioni più recenti, perché la tabella è stata fatta, qui i nomi scientifici cambiano abbastanza velocemente, quindi potrebbe esserci qualche differenza, ma se vi affidate al nome comune siete abbastanza tranquilli. Una doverosa precisazione sulla carpa: la carpa in Emilia Romagna è considerata parautoctona, che altro non vuol dire che è alloctona, ma è introdotta prima del 1500, quindi insomma da un punto di vista politico è parautoctona, da un punto di vista naturalistico è alloctona a tutti gli effetti. Okay. È chiaro che sapere che nel fiume ci sono questi pesci, sapere che il fiume e il lago entrano in comunicazione, possiamo dedurre facilmente che i popolamenti ittici del fiume e del lago si interscambiano. Certo. Sono ovviamente connessi tra loro, si influenzano tra di loro. Se liberiamo un pesce nel lago, dobbiamo per forza immaginare che nel giro di 20 o 50 anni, quando cioè ci sarà la prossima piena, questo pesce, probabilmente questi pesci, magari si riproducono, aumentano di numero, andranno nel fiume. Allo stesso modo, se ci sono dei pesci nel fiume, nel giro di 20-50 anni, immaginiamo che il Porziola sia
privo di fauna ittica e non si siano pesci al suo interno, è ragionevole pensare che nel giro di 20-50 anni, ossia con il presentarsi delle piene, i pesci entreranno all'interno del lago. Questa immagine è una bravissima descrizione di quello che noi ci eravamo promessi di fare 4 anni fa e che finalmente oggi cominciamo a vedere concretamente e che mi auguro potremo vedere per i prossimi 20 anni, nel senso che spero che potremo continuare a fare questi censimenti, perché ormai mi sono incuriosito sulle dinamiche di questo popolamento. Allora, una doverosa precisazione sulla differenza tra campionamento e monitoraggio, nel senso che quello che noi facciamo tutti gli anni è il campionamento, cioè un'immagine, una raccolta dati puntiforme nello spazio e nel tempo, quel giorno in quel luogo. Non posso utilizzare quei dati lì per estrapolare dati di altri ambienti. Se io faccio il censimento del lago, non posso dire allora nel fiume di fianco ci sono sicuramente gli stessi pesci. No, perché i motivi, pur sapendo che c'è un'interconnessione, i motivi per cui nel fiume ci possono essere o non essere i pesci che sono nel lago sono 1000. Per esempio, l'ecologia della fauna. Certe specie adorano stare nel lago, ma non adorano stare nel fiume. Quindi qualora ci sia una piena e un pesce di lago dal lago va nel fiume, magari dopo un po' nel fiume va giù verso valle, va arriva a Bologna, poi va ancora più giù a cercarsi un ambiente simile a quello del lago, cioè con acqua lente, magari un po' torbidine, che invece nel Reno lì non trova, perché ci sono ciotoli grandi, una pendenza elevata e una corrente più elevata. Quando io sommo i campionamenti negli anni, ottengo un monitoraggio, cioè anno 1, anno 2, anno 3, anno 5, anno 20, anno 50, ecco che allora posso cominciare a fare dei ragionamenti non solo statici su quello che è quel popolamento in quel giorno, in quel luogo, ma quelle che sono le dinamiche del popolamento, cioè se ci sono delle variazioni degli equilibri, se c'è la riproduzione, se il rapporto preda-predatore, insomma tutte cose che noi stiamo, dopo 4 anni, cominciamo, vada bene Paolo, non parlo di risultati definitivi, non ci saranno mai risultati definitivi, come non ci sono risultati definitivi nel vedere un bambino crescere. Tu lo guardi per 15 anni e non saprai mai cosa diventerà, però intanto sai che in quei 15 anni è cresciuto in un modo piuttosto che in un altro. Okay? Certo. Quindi il monitoraggio ci permette di fare delle ipotesi soggettive, ecco quello che dicevamo prima, comunque un livello di interpretazione ce la dobbiamo sempre per forza di cose, e a quel punto lì possiamo proporre sul lungo periodo delle azioni gestionali, dei suggerimenti gestionali che ci aiutano a modificare, conservare, cambiare, proteggere, distruggere, a seconda di quello che abbiamo osservato in quegli anni di monitoraggio. Il campionamento all'interno del lago, per una questione di comodità, di raccolta dei dati, insomma è una mera stratagemma, diciamo così, legato all'attività, è stato fatto suddividendo il lago in 5 zone. Ok? Zona. Scusa solo un secondo, prego. Bello della diretta. Cosa è successo? Fermi tutti. Ok. Informazioni sulla distribuzione spaziale delle varie specie. Il lago è campio. Ferma tutto. Ho pigiato io qualcosa inavvertitamente. Il famoso bello della diretta. Esatto. Esc. Okay. Si era perso un attimo e da casa non vedevano più. Ok. Tutto sotto controllo. Dicevamo, abbiamo suddiviso il lago in 5 settori, semplicemente perché abbiamo frequentato un settore, abbiamo raccolto i dati di quel settore, poi un altro settore, e raccolto i dati e così via. Il lago di fatto è un'unica entità con delle zone diverse, per l'amor di Dio, ma all'interno del quale gli animali sono liberissimi di muoversi senza alcun problema. E l'attività è stata fatta, il censimento è stato fatto da barca, utilizzando un catturapesce elettrico a motore e recuperando gli animali, come si vede nella foto, utilizzando i guadini. Ecco, a proposito, Gianluca, guarda, facciamo un breve contributo video dove voi di HydroSynergy qui siete in azione su un'altra realtà, realtà, non è il lago, però si vede molto chiaramente quella che è l'attività esatto.
del campionamento. Allora, approfitto di queste immagini per dirvi che lì c'erano molti più pesci di quelli che ci state vedendo prendere, cioè quasi nessuno. Ma questo ovviamente sono i limiti del campionamento, nel senso certo. Che se noi avessimo il catturapesci, col catturapesci la possibilità di catturare tutti i pesci di un lago, probabilmente sarei miliardario. Non ho questa possibilità, anzi, per fortuna, perché prendere tutti i pesci può voler dire delle volte maneggiare, vorrebbe dire maneggiare centinaia di migliaia di animali, perché ci sono le carpe da 10 kg, ma ci sono anche le gambuse da 1,5 cm. Quindi diventerebbe assolutamente un lavoro. E diventerebbe anche pericoloso, perché gestire tanti animali, ovviamente, per gli animali stessi. Chiaro. Quello che noi facciamo con un campionamento della fauna ittica è prelevare, osservare una porzione di quel popolamento, un campione di quel popolamento, e le nostre osservazioni, i nostri ragionamenti sono su quella porzione. Certo. Il vantaggio del catturapesce elettrico rispetto ad altre tecniche di pesca selettive è che è un metodo di pesca non selettivo, nel senso che la corrente elettrica agisce su tutti gli animali indistintamente, con caratteristiche diverse a seconda della dimensione dell'animale, a seconda della specie, a seconda della profondità, a seconda del fondale. Ci sono delle variazioni, però io non faccio una caccia al pesce grande o al pesce piccolo o a questa specie piuttosto che a quella. Quando io faccio un censimento sono anzi tenuto a raccogliere tutti gli animali che incontro. Okay. E, accanto all'elettropesca abbiamo utilizzato dei tramagli, quindi delle reti posizionate sul fondale, posizionate, distribuite non vicino alla sponda dove eseguiamo la pesca elettrica, cioè sulle rive, ma a centro lago, nelle diverse zone di ambiente. È un metodo di pesca, un utilizzo delle reti particolare, nel senso che preferiamo perdere un po' di catturabilità, ma garantire la salvaguardia degli animali. Se noi mettessimo queste reti alla sera e le raccogliessimo la mattina, sicuramente avremmo le reti, non dico bene, ma belle cariche. Sarebbe di tutta una serie di pesci morti, ovviamente, certo. O non proprio in forma. Invece, facendo tutto nell'arco della giornata, calando le reti, raccogliendole a distanza, osservandole, controllandole periodicamente ogni 30-40 minuti, sono reti particolari per cui gli animali intrappolati continuano per un certo periodo, riescono a respirare, noi possiamo intervenire, raccogliere il dato e liberare l'animale prima che questo muoia. È un modo di raccogliere informazioni in più per quegli animali magari che nuotano, che preferiscono nuotare in mezzo al lago invece che stare vicino a sponda. In realtà, come vedremo, tutte le specie le abbiamo catturate sotto sponda, perché tutte le specie adorano stare sotto sponda dove ci sono le zone di rifugio. Chiaro. E quindi insomma, questa è una cosa in più che era doveroso dire. Ecco qui dove sono state posizionate le quattro reti per una superficie totale di 400 metri quadri. Abbiamo anche raccolto delle informazioni grazie proprio a te Paolo, sui pesci catturati dai pescatori. Sì, ecco, anche questo, facciamo una brevissima parentesi, è una delle cose che noi come pescatori, perché questo siamo sul lago, comunque ci teniamo a dare questo seppur piccolo contributo proprio nell'ottica del darvi quelle che sono i nostri feedback di campionamento. Certo, ecco. Certo. È chiaro che i pescatori rispetto all'elettropesca, il pescatore fa una pesca selettiva. Certo. La canna da pesca che uso, la lenza che uso, l'amo che uso, l'esca che uso, mi porta a catturare un determinato pesce, non solo di una determinata specie, ma anche di una determinata taglia. Certo, tu certo, puoi fare certo. Selezione e di solito i pescatori giustamente la fanno per prendere un pesce grande o per prendere un pesce piccolo, secondo sì, sì, sì. Che... Nel nostro caso questo non evitiamo, cerchiamo di evitare proprio perché sarebbe limitante. Se io facessi dei censimenti solo utilizzando la pesca spinning, mi risulterebbero presenti solo predatori. Certo. Quando invece sappiamo benissimo che ci sono anche erbivori. Se usassi solo il mais, mi risulterebbero quasi esclusivamente erbivori, quando invece so che ci sono anche predatori. Il vantaggio dei pescatori è che possono essere numericamente molto
superiori a noi, che ovviamente noi facciamo una giornata, due giornate, quelle che sono di censimento, tanti numeri raccolti in un piccolo spazio. I pescatori possono essere tanti e frequentare l'ambiente per tanto tempo, anche in stagioni diverse. L'importante è, quando si registra il dato, sempre sapere in che stagione è stato catturato, e, però sparpagliati in un arco di tempo molto, molto maggiore. Certo. Allora, queste sono le specie rinvenute nel 2021. Abbiamo catturato complessivamente 401 animali appartenenti a 12 specie ittiche, più sappiamo che all'interno del lago c'è il gambero rosso della Louisiana. Anche in questa tabella, come quella che abbiamo visto prima, c'è un nome comune, un nome scientifico, l'origine autoctona o alloctona, la provenienza, perché a volte ci sono specie alloctone che in realtà non vengono da chissà dove, magari vengono solo dal vicino a noi, per esempio nei fiumi della pianura, nei fiumi di Bologna ci sono tantissime rovelle, le quali sono alloctone, trasfaunate, perché semplicemente vengono da di là dell'Appennino. Il distretto geografico della rovella è l'Italia peninsulare, meridionale, quindi toscolastiale, Campania, insomma, tutto ciò che non è Padano Veneto. Okay. Però ce l'abbiamo, quindi è importante sapere questa cosa, che altrimenti si danno per scontato delle cose che non so. Certo. Nello specifico abbiamo di pesci sicuramente autoctoni, lo squalo, quindi il cavedano, il gubbione italico e la scardola italica, che sono un pesce come la scardola italica tipica degli ambienti lacustri o comunque con acqua ferma, e invece il cavedano italico e il gubbione italico, che se dovessi andarli a cercare a colpo sicuro andrei a cercare nel fiume, non in un lago o in un canale, proprio perché loro preferiscono frequentare quel tipo di ambiente. Evidentemente questi derivano da o emissioni da parte dell'uomo o da quelle famose inondazioni di cui abbiamo parlato prima, e adesso continuano a vivere all'interno del lago. Magari non completano tutto il ciclo riproduttivo, perché non riescono a trovare le condizioni giuste, adatte, i letti di frega per potersi riprodurre, però rimangono lì e aspettano magari una nuova piena per tornare nel fiume. Questi sono i numeri assoluti degli animali catturati all'interno del lago. Quindi salta subito all'occhio che la grande maggioranza, se non ricordo male, dopo lo vediamo meglio, circa il 40% di tutti gli animali che noi abbiamo contattato sono gardon. Il gardon è di fatto un pesce alloctono, è di fatto la base di tutta la piramide. È un pesce erbivoro, opportunista, magari mangia anche un po' di, se c'è un po' di macchie vertebrate, di piccoli insetti, non li disdegna, però insomma non è certo quello che noi definiamo un predatore. È molto abbondante, molto presente, e probabilmente rappresenta il foraggio di tutte le altre specie predatrici. Chiaro, non è che mangiano tutti i gardon, magari si mangiano anche altri di loro, gli altri predatori, però il cannibalismo nel mondo dei pesci è abbastanza frequente. Però il gardon, un po' per le sue caratteristiche, un po' per la sua abbondanza, sicuramente viene predato da tutti gli altri predatori. Ecco, in questo grafico ho riportato le stesse specie che abbiamo visto prima, e dove potete osservare le percentuali. Non posso dire, nessuno di noi può dire che il 41% dei pesci del lago sono gardon. Possiamo solo dire che il 41% dei pesci che noi abbiamo campionato sono gardon. È chiaro che voi pensate, ci possiamo pensare tutti quanti, che se io campiono casualmente all'interno di un ambiente dove non so che animali ci sono, e il 41% di questi animali è il gardon, o più o meno il 40% degli animali dentro al lago è effettivamente il gardon, oppure io per qualche motivo ho viziato il campionamento in maniera esagerata, un abbaglio clamoroso, per cui sono dirottato sul gardon perché non vedevo l'ora di catturare il gardon. In realtà il gardon lì è molto presente, ed è difficile fare una sessione di campionamento senza catturarlo, dal gran che ce n'è. Quindi ok,
Questo è una, l'ho aggiunto ieri sera, questo qui, ho semplicemente colorato in rosso tutte le specie predatrici e in verde tutte le specie predate. E viene un leggero sbilanciamento a favore, evidente un leggero sbilanciamento a favore delle prede, sbilanciamento nel senso buono del termine, cioè meno male che ci sono più gazzelle che leoni, sennò se no sarebbe un problema, e aggiungo io, e quasi mi auguro, anzi sicuramente sarà così, che in realtà questo equilibrio sia ancora più a favore delle prede, solo che noi anche in questo caso, ricordo sempre, nelle slide lo potete vedere sopra, lo riporto sempre, salvo qualche dimenticanza, questo è il campione osservato, certo. Fondamentale. Allora, partiamo subito a parlare, faremo tre approfondimenti, non su tutte le specie, faremo tre o quattro approfondimenti sulle specie che ci interessano maggiormente per motivi legati alla pesca, e a cui ho aggiunto il Gabdon perché statisticamente è il più semplice, matematicamente è il più semplice da osservare. Perché? Perché ce n'è tanto. Okay, ci permette di fare qualche ragionamento, qualche introduzione che poi ci servirà per osservare le altre specie. Viene più facile se lo facciamo guardando il Gabdon, che abbiamo tanti numeri. Certo. Di 401 animali ne abbiamo catturati 166 nel 2021, di tutte le taglie, come vedete, ci sono giovani, subadulti e adulti. Questo è quello che si può ottenere graficando i dati di lunghezza dei pesci. Ecco, una piccola parentesi. Noi, quando facciamo i censimenti, siamo ghiotti di lunghezze. Cioè, a noi ci piace sapere quanto sono lunghi i pesci. Quanto pesano è un'informazione utilissima per altri motivi, ma in realtà il peso di un animale può variare anche di una percentuale consistente se mangia, se non mangia, se ha appena defecato, se ha appena mangiato. Poi è chiaro che su grandi numeri anche il peso ha un significato per vedere ad esempio se l'animale è denutrito, quindi insomma, ci sono i suoi vantaggi. Però quella della lunghezza è proprio una delle informazioni tanto semplici quanto utili, perché la lunghezza è una approssimazione dell'età. Noi non possiamo sapere quanti anni ha guardando la lunghezza di un pesce, ma tantomeno guardando il peso. Chi pesca, tu Paolo, peschi le carpe, sa benissimo che ci sono delle carpe che a volte sono tutte strette, ma queste sono corte, ma non vuol dire che siano nate ieri. Magari semplicemente per qualche motivo che solo lei sa, ha avuto un accrescimento tale per cui non è lunga come la sua sorella, che invece è coetanea, perché ha vissuto in un ambiente diverso, perché ha mangiato delle cose diverse, o chissà lei. Certo. Dicevo, guardando le lunghezze, qui vedete nell'asse X, quindi in orizzontale, le classi di lunghezza, quindi 5 cm, 10 cm, scusate, questi sono millimetri, 5 mm, 10 mm, 30 mm, 55 mm, 80 mm, 8 cm se preferite, però mi viene più comodo lavorare in millimetri. Nell'asse delle Y invece è il numero di individui che abbiamo catturato. Voi vedete due cose, che ci sono 3-4 colonne principali, quindi 4 colonne più frequenti. Abbiamo catturato 8 animali di 80 mm, 7 animali di 140 mm e 6 animali di 210-220 mm. E poi a destra e a sinistra di questi picchi ci sono delle colonne più piccole che scendono, che calano come numero, sia verso sinistra che verso destra. Quindi ne abbiamo catturati 8 da 8 mm, 80 mm, poi ne abbiamo catturati 3 da 85 e 6 da 90, spostandoci verso destra, però ne abbiamo catturati anche 2 da 75, 5 da 70 e 5 da 60. Ok, questo, quindi la colonna, fondamentalmente la colonna principale è questa qui, e questa da una parte scende in questo modo e da quell'altra scende in quell'altro. Questo dato, questa campana, che viene definita così, è una campana che probabilmente raggruppa tutti gli animali della stessa età, che essendo nati nello stesso periodo, perché i pesci nascono tutti nello stesso periodo, alcuni in inverno, alcuni in primavera, ma nascono tutti nello stesso periodo, poi ci sono eventi particolari per cui magari alcune specie fanno la doppia riproduzione, hanno anche una riproduzione tarda estiva, autunnale, ma queste, adesso noi ragioniamo su
sulla bibliografia standard, sulle fondazioni standard. Okay. Quindi immaginando che nascano a tarda primavera, estate, questi animali cresceranno insieme. Nascono a distanza massimo di qualche giorno tra di loro, ma poi, nonostante siano tutti nati indicativamente nello stesso momento, alcuni crescono molto e raggiungono diventano fino a 90, 100 centimetri, 100 millimetri nel giro di pochi mesi, altri crescono poco, restano un po' più indietro, la maggior parte crescono mediamente 80 millimetri, ok? Quindi questi sono animali che possono avere, il campionamento l'abbiamo fatto a ottobre, quindi possono avere maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, 6, 7, 8 mesi, a seconda di quando è avvenuta la riproduzione, la frega nel 2021, sì. Però quella è il popolamento di animali neonati. Ok. Ok. Allo stesso modo vediamo che c'è una campana che ha una moda, quindi un valore più frequente, sui 140 mm. Questi qui, anche loro sono nati tutti nello stesso momento, ma non nel 2021, nel 2020. Per cui hanno un accrescimento che è dello stesso numero di mesi. Poi quanto sono cresciuti? Beh, ognuno quanto vuole. Cioè, la maggior parte sono cresciuti 14 cm. Alcuni sono cresciuti un po' di più e altri sono cresciuti meno. Anche noi siamo così, no? Siamo nati tutti nello stesso età, della stessa età, poi per motivi genetici, per motivi di alimentazione, per motivi di sfortuna, ognuno cresce un po' di più e cresce un po' di meno. Questa cosa è ben evidente tra le prime classi di età, perché riconoscere un pesce, questo vale un po' per tutte le specie, soprattutto per quelle grandi, che raggiungono dimensioni grandi, riconoscere un pesce che ha un anno, che ha sei mesi, da un pesce che ha un anno e mezzo, da un pesce che ha due anni e mezzo, è abbastanza facile, perché ci sono specie che crescono un centimetro, due centimetri al mese, per cui fa in fretta, d'accordo. Quando gli animali invecchiano, come noi, del suo canto, si appiattiscono. Stesso discorso, riconoscere un bambino di 5 anni da uno di 15 solo guardando l'età è facile, potrai sbagliare, ma più o meno è facile. Riconoscere un uomo di 35 da uno di 70, se ti dicono solo l'età, potresti anche sbagliare. È sufficiente che ti dicano che se quello di 35 è più basso di quello di 70, se quello di 70 è più basso di quello di 35, certo. Tu credi che sia più vecchio quello di 35, in realtà è solo che è cresciuto di più. E questo succede anche ai pesci. Da partire dal terzo, quarto, quinto anno in su, non che poi i pesci cambino molto di più, però tendono a pareggiarsi. Questo per dirvi che la famosa, il picco che vediamo qui, le due colonne da 210 a 220, uno istintivamente potrebbe dire, beh, quello chiaramente sono quelli del terzo anno, non è così, non è detto. Probabilmente sì, forse sì, ma insieme è così, insomma, ci potrebbero sono essere magari altri. Potrebbero essere animali di due anni che sono cresciuti in maniera enorme per motivi sconosciuti, o animali di 5-6 anni che per altri motivi altrettanto sconosciuti si sono fermati, sono cresciuti, certo, sono quindi dopo sì. Okay. Però quello che noi vediamo, al di là di tutti questi ragionamenti che si potrebbero approfondire facendo delle analisi delle scaglie, quindi si prendono le scaglie, si osservano gli anelli di accrescimento e si va a vedere se effettivamente gli animali di 140 mm, cioè quelli che secondo noi hanno un anno e mezzo, hanno un numero di anuli corrispondente a un anno e mezzo di vita, tipo quello che si fa per gli alberi. Okay. Quando si tagliano gli alberi si possono... un discorso un po' diverso, magari un giorno lo approfondiremo, però il meccanismo, il principio è assolutamente lo stesso. Quindi su tanti animali vado a osservare le scaglie, un lavoro certosino, cioè immagino articolato, e allora tu cominci a vedere che la maggior parte di quelli di 140 effettivamente hanno due anni, però in realtà dentro ce n'è anche uno, una certa quota che ne ha tre o quattro ma non crescono tanto, o una quota che ne hanno solo uno e sono cresciuti di più. Qui ho messo a confronto i campionamenti, i dati, questi stessi dati, raccolti nei 4 anni di cui noi abbiamo fatto il campionamento. Esatto. Quindi il monitoraggio quadriennale. Necessario che i campioni siano stati raccolti tutti nello stesso periodo. Infatti perché leggiamo ottobre. Ottobre. Noi siamo sempre, abbiamo battezzato di andare ad ottobre perché non disturbava nessun periodo riproduttivo, perché le condizioni meteorologiche sono ancora accettabili, accettabili, certo. Tutto quanto, e paragoniamo animali di tutti nati nello stesso periodo, catturati nello stesso periodo.
se io il campionamento lo faccio a maggio, proprio nel periodo riproduttivo della frega, gli animali da 80 mm non esistono all'interno, certo, del lago, salvo qualche esemplare particolare che per i motivi che abbiamo detto prima è rimasto indietro, però quelli da 80 mm non ci sono, perché ci sono o quelli che hanno un anno e che quindi sono, non saranno ancora 140 ma saranno 100-120, certo, quelli da 80 non ci sono, e poi ci sono quelli appena nati che potrebbero essere qualche millimetro, chiaro, se la schiusa è già venuta o se sta per avvenire. Oh. Quindi quello che si vede è che ho riportato 80, 140, 80, 140, 210, 220, che sono i nostri riferimenti, e in qua e in là, un anno una classe di età, un anno un'altra classe di età, abbiamo visto che effettivamente c'è una certa ripetizione delle classi di età. Ad esempio, gli 80 mm che abbiamo catturato nel 2020 li rivediamo bene anche nel 2021, o meglio sarebbe da dire gli 80 mm che abbiamo catturato nel 2021 li rivediamo ancora meglio nel 2020, quando abbiamo catturato moltissimi animali di quella taglia. Va detto, e dopo lo vediamo alla fine, che nel 2020 abbiamo catturato molti più animali, non mi ricordo perché sinceramente, però siamo stati molto più efficienti. E abbiamo catturato molti animali, per cui di animali da 80 mm non abbiamo catturati 8, ma ne abbiamo catturati 26, 27, sì, quelli che sono lì, ok? Però, relativamente parlando, dopo vedremo, i popolamenti si confermano negli anni. La cosa interessante, qui ho forzato un po' la mano, questo solitamente non si dovrebbe fare, ma mi serviva per darvi uno strumento in più. Qui ho sovrapposto i dati di tutti i pesci di tutti gli anni. Perché non ha senso? Perché in questo grafico io ho degli esemplari magari che ho campionato due volte, che ho campionato, o più, cioè nel senso lo stesso identico animale che io ho catturato, l'animale Antonio, che io l'ho catturato nel 2018, nel 2019, nel 2020, nel 2021, ammesso che l'abbia fatto, io l'ho catturato tutti gli anni e mi va a riempire il grafico, mi va a popolare il grafico, ma in realtà è sempre se stesso, certo, okay? Certo, semplicemente, certo, che sta crescendo. Però, forte del fatto che ci vado sempre a ottobre, io posso immaginare che tutti questi pesci, specialmente perché sono gardoni e quindi numerosi, anche se io non li ho campionati, cioè meglio, anche se li ho campionati in anni diversi, posso ipotizzare di averli raccolti tutti nello stesso anno. Ecco che salta all'occhio una cosa interessante, che oltre al picco da 80, al picco da 80 e al picco da 140, quindi questo qui grigio, ragioniamo sempre sulle prime due classi di età perché sono le più facili, sono quelle che ci permettono di sbagliare un po' meno, perché qui sicuramente stiamo sbagliando, parlo con i miei colleghi che vedranno questo video, qui ci sono degli errori, però è tutto finalizzato alla divulgazione, certo, perché certo, sono approssimazioni secondo me accettabili. E tutti gli animali di 80 mm sono questo picco qua, che è un picco forte, una grande quantità di animali che abbiamo preso nel 2019. Poi nel 2021 abbiamo preso un forte picco nel 2021 abbiamo preso un discreto numero di animali da 140 che noi abbiamo detto essere quelli del secondo anno. Sì. Vediamo che però in realtà nel 2018 c'è stato un picco a cavallo dei 105. Allora la domanda è: nel 2018, o meglio, gli animali da 105 sono loro il secondo anno e quelli da 140 sono il terzo anno? Oppure gli animali da 105 spiccano, cioè risultano, formano una colonna alta semplicemente perché comprendono sia gli animali più piccoli che sono cresciuti molto, sia gli animali più grandi che sono cresciuti poco? Punto di domanda, non so. Abbiamo una risposta. Non abbiamo una risposta. Ecco, è proprio qui osservare le scaglie servirebbe a raggiungere questo grado di precisazione, certo, perché se noi guardando le scaglie vedessimo che questo picco hanno gli anelli tipici di quelli di un anno di età, questo picco hanno gli anelli tipici di due anni di età e questo picco hanno gli anelli tipici di tre anni di età, hanno due o tre, fine. Ma quello che io mi aspetto è che questo picco siano pesci con anelli tipici nelle scaglie, tipici di un anno di età, questi avranno anelli tipici di due anni di età, qui troveremo sia esemplari di un anno di miste, età, diciamo, cresciuti molto, sia animali di due anni di età cresciuti poco. Ok? Ok. Nel detto questo, questo non ci deve far preoccupare, perché in ogni modo quello che noi vediamo è, a prescindere dall'età che hanno, che mi, certo, interessa il giusto, io vedo che
ho tutti gli anni una certa riproduzione, ok? Quindi sì, io, importante che quei picchi, a prescindere dal fatto che abbiano 1, 2, 3, 4, 5 anni, che quei picchi ci siano. Sì, sì, se ci sono i picchi vuol dire che ci sono i pesci, certo, se ci sono i pesci, certo, vuol dire che i pesci si stanno riproducendo. E considerando l'importanza ecologica del gambero all'interno di questo popolamento, cioè che è la pappa per tutti gli altri, o perlomeno per i persici trota, per i cereali, per i luciferca, per i siluri, quello, per i predatori, certo, anche per i cavedani, perché anche i cavedani, quando raggiungono una certa età, diventano predatori, quindi anche loro lo mangiano. Il fatto che ci siano tutti questi picchi è buon segno e vuol dire che l'ambiente è in grado di fornire a questa specie gli ambienti necessari, le zone di fredda e di riproduzione necessarie per potersi mantenere nel tempo. Okay. Un po' più complicato è parlare del persico trota, perché il persico trota, lo vediamo, lo vedevamo in questa immagine qua, il persico trota è sì l'animale più, secondo animale più numeroso, quest'anno l'abbiamo catturato 79, però comincia già a essere un numero, 79 contro 166 è un numero che non sempre ci permette di fare dei ragionamenti statistici molto, come si dice, consistenti. Sì, esatto, certo, capito, certo, cioè, sì, insomma, adesso non mi viene la parola, meno, però hai capito, meno non aleatori, ma concreti, certo, certo, basati pochi esemplari, numeri. Se campiono pochi esemplari, esatto, mi generano inevitabilmente, però, dati di, più. Esattamente, già da, questo, da queste immagini che ho messo così casualmente a campione perché mi piacevano, vediamo che ci sono, innanzitutto che i pesci sono molto belli, cioè sono decisamente in salute. E, sì, sì, no, sicuramente nessun pesce di quelli che abbiamo osservato è magro o presenta segni di denutrimento, non hanno ferite, non hanno escoriazioni, parassitosi o cose, possono magari avere durante l'anno dei momenti in cui, per esempio in primavera, cioè è più il periodo della frega, è più normale che ci siano delle ferite, che ci siano dei piccoli ectoparassiti che si posizionano sulle scaglie, sul dermo, ma poi vanno via col tempo. Insomma, è normale. È abbastanza, no? Non è abbastanza, è normale. Okay. Quindi gli animali sono molto belli proprio da vedere. E quello che si vede è che comunque, adesso andiamo a vedere anche i dati graficati, però quello che si vede è che ce ne sono di tutte le taglie, ok? E qui abbiamo in basso a sinistra, vedete, dei persici molto piccoli, tutti gli altri, un perso molto piccolo, ne abbiamo presi anche di più piccoli, e gli altri sono tutti animali di taglie diverse, grandi e piccoli che siano, io non mi subendo, non entro, perché secondo me sono molto belli, ma magari qualcuno dice che sono molto piccoli. Se ci si è messo da troppo all'aspetto pescatore, diventa molto soggettivo. Io, se dovessi pescare un pesce, vorrei prendere questo qui, questo qui il bello cicciottello. Però, credo che con il tostonditore invece mi piace un sacco prendere i pesci piccoli. E questo è il grafico degli animali catturati a ottobre 2021, dei persici trota catturati a ottobre 2021. È chiaro che avere solo 79 animali a confronto a 166, il limite è quello. Quindi questi picchi, questi famosi picchi di frequenza, dove per il gaddo abbiamo visto che un anno di gaddo piccoli ne abbiamo presi 25, qui ce ne sono meno, ma perché fisicamente, matematicamente ne abbiamo, certo, abbiamo meno. E anche quelle campane, diciamo, quelle famose campane, qui si vedono un po' meno. Vediamo se riusciamo, ecco, qui paragonando gli anni tra di loro, vediamo che le campane saltano fuori. Un anno è saltata fuori una campana, un anno è saltata fuori un'altra campana. È chiaro che è un po' anche la variabilità del mio metodo, nel senso che io ripeto sempre la stessa metodologia, sempre nello stesso modo, ma quello che incontro dipende anche dal caso, ovviamente. Sì, sì, immagino che anche le condizioni di come trovi l'ambiente, il lago. Solo i grandi numeri ripetuti nel tempo, solo avere tanti dati e ripeterli nel tempo mi permette di sopperire a queste lacune che per forza di cose ci sono anno per anno. Chiaro, okay? Chiaro. La visione d'insieme mi serve proprio a l'importanza di raccogliere dati nel tempo, penso sia proprio le aste che dicevi prima, no? Certo. Io le metto, poi le guardo solo un anno, che cosa le ho messe a fare, giusto per fare un buco nella terra. Certo, certo. Io devo raccogliere negli anni e dopo vediamo cosa salta fuori. Per esempio, una cosa che si nota subito è che a ottobre del 2018 vedemmo una bellissima campana di animali piccoli, quindi quella la vedete, insomma, i famosi giovani no? Quindi i famosi giovani che stanno intorno ai 105 li abbiamo sempre catturati, che a ottobre sono circa
7, 8, 10 centimetri a seconda di quello che sono voluti crescere. Li troviamo in tutti gli anni tranne nel 2019. Nel 2019 non li abbiamo visti e, guarda caso, nel 2020 c'è proprio un buco. Sì. Lo vedete? Sì. Questa parte qua, magari qui mi aspetterai una bella campana che non c'è, e guarda caso nel 2019 io non avevo visto la prima campana, quindi non c'è stato, diciamo, sembra che non ci sia stato l'accrescimento. Stiamo parlando di 79 animali, di 80 animali, certo. Quindi cioè, non possiamo assolutamente pensare che questo sia quello che è successo effettivamente a tutta la popolazione di Percy Trotta. No, chiaro, noi, l'immagine che ci ha restituito quel campionato. Però immaginando che questi animali che nel 2019 dovevano essere 10 centimetri, che nel 2020 sarebbero dovuti essere 18, 15, 18, 20, a seconda di quanto vogliono crescere, se non ci fossero effettivamente stati, poi noi nel 2021 non avremmo dovuto trovare gli animali da 25, perché sempre quelli sono, no? Se Francesco nasce nel 2019 e ha 10 anni e non lo trovo, Francesco non cresce fino nel 2021, nel 2020 fino a 20 e non cresce nel 2021 fino a 25, e invece nel 2021 gli animali da 25 li abbiamo presi. Certo. Quindi ecco che andiamo a colmare una lacuna degli anni precedenti con un anno, con un'informazione del quarto anno. Stesso discorso di prima, questi animali da 25-30 cm del 2020, del 2021, potrebbero essere animali del 2018-2017 cresciuti, che sono rimasti fermi. Potrebbero essere animali dell'anno prima. Considerate che in America crescono due volte, tre volte quello che crescono qui in Italia, quindi le potenzialità per crescere tanto ce le hanno, però le condizioni ambientali non glielo permettono. Quindi, insomma, l'ambiente... sono tutti discorsi che meritano giorni di approfondimento, certo, se uno certo. vuole. Però è un'informazione assolutamente molto utile. Graficando, come abbiamo fatto per il Persico Trotta, tutte le tre, le quattro analità insieme, otteniamo lo stesso discorso che abbiamo visto prima. Quindi abbiamo un picco blu, che è quello che l'abbiamo visto bene nel 2018, un picco arancione, seppur più basso, che è quello che abbiamo visto nel 2019, e un picco grigio che abbiamo visto nel 2020. Sono dai 300 in, dai 30 cm in su, ma già intorno ai 25 cm arriviamo a quel punto di sovrapposizione, per cui più non anni, è la campana grigia, non più, sono solo animali, ecco, del terzo anno, sono animali anche più grandi che non sono cresciuti molto, però diciamo che salta all'occhio questo tipo di distribuzione. Allora mi sono permesso di fare un altro piccolo giochino, di colorare con colori diversi gli animali nati nello stesso periodo, quindi in rosso tutti quelli nati nello stesso anno, in giallo quelli nati nello stesso anno, senza stare a specificare in quale anno siano nati, però voi osservate che 2018, 2019, 2020 ho colorato in rosso quelli che secondo me potrebbero essere gli animali che stanno crescendo, ok? Quindi quelli che erano 10 sono diventati 20, quelli che erano 20 sono diventati 25, 26. Gli animali gialli, per esempio, nati nel 2020, sono i neonati come erano quelli dei rossi del 2018, nel 2021 sono cresciuti un pochino, mi aspetto che l'anno prossimo di trovarli ancora più grandi. Al di là dei numeri, però, i discorsi sono sempre quelli. I verdi, nati l'unico verde catturato nel 2019, è cresciuto, o perlomeno i suoi fratelli sono cresciuti, non credo che avrà pescato sempre lo stesso pesce degli altri, sarebbe. Però i suoi fratelli coetanei sono cresciuti nel 2020 e così nel 2021. Insomma, anche in questo caso qua è molto, si ripete quello con un po' più di difficoltà, però si ripete quello che abbiamo visto per il gallo. Ma questo, certo, lo si vede andando sul lago in certi periodi dell'anno, si vedono questi dinami. I neonati, no? Sì, insomma, sì, assolutamente. Vedete le tane, vedete i nidi, assolutamente, tutto qua. Sì. Ecco, l'attività del censimento, del monitoraggio ripetuto nel tempo, ha proprio questa funzione, cioè di dare concretezza a quelle che sono solo delle ipotesi, delle suggestioni. Perché, per esempio, io 20 anni fa avrei pensato che tutti i piccolini
quindi sono mangiati dai grandi. Cioè dici, tu fai una grande riproduzione e poi tutti gli anni, effettivamente in parte è vero, però da questi grafici si vede che in realtà c'è un accrescimento. È chiaro che i piccoli sono molto numerosi perché si sa che i piccoli sono destinati in grande parte ad essere mangiati dagli animali grandi. Certo. Questo non è evitabile, e meno male che non è evitabile, è giusto che sia così. Se tutti i piccoli sopravvivessero, sarebbe un sistema squilibrato e ci sarebbe un forte cannibalismo. E quindi uno dice tutti i piccoli vengono mangiati, in realtà sì, molti piccoli vengono mangiati, ma molti in realtà crescono, superano l'inverno, superano la primavera e crescono l'anno successivo. L'altro animale che abbiamo considerato è la carpa, e quest'anno sulla carpa finalmente ho raccolto quello che per me è un animale piccolo, nel senso che racconto sempre questo aneddoto. Una delle prime volte che parlavamo con Flavio, c'era anche Gianluca D'Alessio, parlavamo di questa possibilità di fare questi censimenti, io gli chiesi: ma carpe piccole ne avete? Sì, ma qualche carpa che non arriva ai 5 kg, cioè, ma la carpa che arriva ai 5 kg piccolo è sempre soggettivo, è gigante, no? Cioè io tra carpe piccole vedo 3 cm, 4 cm, 5 cm, quello è il famoso carpe... target, quelle, che esatto, il target, no? Di un pescatore, esatto. Non è il target, quelle sono le carpe piccole, 5 kg è già, dal punto di vista riproduttivo 5 kg o 15 kg, anzi 5 kg riproduce più che una 15 kg magari, perché è più efficiente, più forte, okay? Quindi queste qui che vedete con le due carpe in alto a sinistra sono le carpe più piccole che abbiamo mai campionato, se non ricordo male, ed è stata una piacevole scoperta, perché negli anni scorsi non ne avevamo viste. Era un dato che mancava, come ci hai spiegato più volte, vuol dire che non c'era, ma semplicemente no, nella nostra fotografia, sempre tra virgolette, esatto. mancava il dato. Questo è il grafico delle distribuzioni di frequenza delle classi di lunghezza della carpa, ottobre 2021. Se per il pezzo che ho trovato facevamo fatica a vedere le campane, chiaramente sì. Non ne vediamo, ma perché? Perché di carpe se ne catturano fisicamente poche. La carpa è un animale grande che si sposta, spesso pelagico, quindi sta anche in mezzo, quando ci sente arrivare se ne va, quindi ha dei limiti anche di catturabilità proprio. E non vuol dire che il lago sia privo, che ce ne sono pochi, che ce ne sono troppi, bisogna metterle, bisogna toglierle. No, non sto dicendo questo. Certo, questo è quello certo. Che io ho osservato. Dopo vediamo un'altra immagine e magari facciamo qualche ragionamento sul metto, sul tolgo. Però guardando i dati che abbiamo osservato, quest'anno non è proprio una campana, è più che altro un quadrato, però quei quattro dati a sinistra rappresentano classe di età che non avevamo mai visto. Ok, se questi sono i grafici degli altri anni, il più piccolo che avevamo preso prima di quelli di questi qui di quest'anno, sì, erano quelli del 2018, che erano 22-25, sì, quelli che erano. Ok, e ribadisco per l'ennesima volta, sicuramente nel 2018 c'erano quelle da 5 cm, perché? Perché nel 2019 abbiamo preso quelle da 30. Quindi se nel 2018. Sì, nel ragionamento di prima del percorso di crescita. Questo è il grafico sovrapposto, picchi non ce ne sono, ma quello che io vedo è continuità. Certo. Cioè quello che io vedo è che almeno ogni 4-5 cm c'ho una stanghetta, quindi vuol dire che almeno un esemplare di quella taglia l'ho visto, catturato, e mi fa ben pensare del fatto che sia rappresentativo, cioè, di un popolamento. Un problema, un'ipotesi, passami il termine, un'ipotesi di un eventuale problema sarebbe se mi mancasse una fascia importante, diciamo, esatto, di questo grafico, sì, che non vorrebbe comunque dire una sentenza, ma il dato puntiforme nello spazio e nel tempo comunque non sarebbe sufficiente, perché in un fiume che, o in un lago che per un anno subisce una secca eccezionale o una variazione dei livelli, ecco, facciamo così, la carpa depone le uova, va in frega, lo sapete, no? Depone le uova sulla vegetazione, certo, fa tutte una secca particolare, per cui quell'anno lì tutte le uova si seccano. Io vedrò, e quindi non ho riproduzione per quell'anno. Io ho nelle mie campane, avrò un buco. Chiaro. Per forza di cose, perché gli animali di quella taglia lì, che il primo anno siano 5-10, che il secondo anno siano 20-30, il terzo, certo, anno siano 30-40, non mi frega niente. Però io ho un buco che me lo porto dietro nel tempo, perché gli animali di fatto non ci sono. Ma monitorando il lago per 10-15 anni, io mi accorgo che magari ogni 15 anni capita due volte che avviene una secca particolare, questo per cui non c'è la riproduzione. Ma non è un male,
anzi, magari un bene, nel senso che serve proprio per, sto ipotizzando, ma nel senso per dire che c'è sempre, bisogna sempre vedere un po' quello che c'è dietro, magari è utile al fatto che si sfoltisce un po' la popolazione e invece di avere sempre un evento riproduttivo efficiente al 50%, ne hai un anno 0 e l'anno dopo 90%. Chiaro, perché, perché hai tutti gli spazi disponibili, comunque non hai i competitori, i neonati dell'anno successivo non hanno i fratelli maggiori che gli rompono le scatole, quindi hanno tutto lo spazio libero a disposizione. Insomma, sono quelle variabili che fanno variabili parte comunque che di un sistema. Purtroppo la natura e i pesci sono uno di questi elementi, hanno dei ritmi biologici che non sono i nostri. Cioè noi ci piace, a noi piace osservare le cose tutto e subito. Allora, i ritmi di un popolamento ittico non sono quelli geologici, i geologi devono aspettare millenni per poter vedere che una montagna cresca o si levighi, ma non sono neanche quelli dei 12-24 mesi, sono quelli dei 5, 10, 15 anni. Ecco l'importanza di uno studio ad avere veramente dei dati su cui puoi fare dei ragionamenti, delle ipotesi un po' più complete. Certo. L'ultima specie su cui abbiamo fatto un piccolo approfondimento è il pesce siluro. Il pesce siluro sappiamo che c'è nel Reno, ormai, quindi sappiamo che c'è nel lago, non è una novità. Ecco, il pesce siluro è un pesce che se fosse abbondante, in un lago dove ho moltissimo pesce siluro, immaginiamo un lago dove ho solo pesce siluro, quindi si mangiano tra di loro, insomma, una popolazione, un popolamento composto esclusivamente da pesce siluro, non è, anche gli altri animali si mangiano tra di loro, non è che cioè, pesce non sarebbe siluro, nulla dire. Non ci sarebbero animali. Comunque dicevo, non è, in un popolamento numeroso composto da solo pesce siluro, io vedrei le classi di età di cui abbiamo parlato fino adesso, le vedrei molto bene, perché il pesce siluro cresce tantissimo. Mentre si può sbagliare a dire, mentre si può confondere tra un'alborella di un anno e un'alborella di due anni, perché l'alborella di un anno, di due anni, di tre anni sono fondamentalmente talmente poco per vedere la differenza devi guardare. Chiaro che su una misura macroscopica, un pesce che diventa 2,5 metri, confondere uno di un anno con uno di sei mesi con uno di un anno e mezzo è più complicato. Okay? E infatti il problema è che, cioè il problema, fortuna se vogliamo di questo ambiente è che di pesce siluro ce n'è, ma non ce n'è in un quantitativo esagerato relativamente parlando. Questo è il grafico solito che abbiamo visto fino adesso, assolutamente nullo, cioè nel senso non c'è alcuna campana che si possa vedere, tanto più guardando i grafici a confronto tra di loro, i numeri di cattura, lo vedremo dopo, sono fondamentalmente costanti nel tempo, quindi non è che il primo anno ne abbiamo catturati 3, il secondo 30, il terzo anno 4.000, quindi sta esplodendo. I numeri sono diversi, ma spiegabili con la campionabilità che dicevo prima, cioè chiaro, il fatto che un anno possa aver frequentato di più 10 metri piuttosto che gli altri 10 metri può aver inciso su questi sì, sì, sì. Qui li ho graficati insieme, ma non ci dice che c'è una certa costanza, ma in realtà su questa specie qui non ha tanto senso fare questo tipo di discorso, perché crescono molto, perché i numeri sono veramente piccoli. Quest'anno ne abbiamo catturati 20, cioè nel senso 166 Gardon, che ce ne saranno 5.000, no, ho sbagliato io questo. 166 Gardon, 79 persi trota, 20 siluri, abbiamo catturato 2 gubbioni, cioè su questi numeri fai della statistica. Diventa difficile, chiaro. I numeri, cioè il volume di dati deve essere di un certo tipo per poterci fare. O nel tempo, o nello stesso giorno, o deve essere un certo tipo almeno nel tempo. Nel tempo, ecco, lo stiamo sommando. E altre specie rinvenute all'interno del popolamento: carassio, cavedono, gambusio, gobbione italico, lucio perca, persico reale, persico sole, cialdorato, la scatola. Allora, tutte specie che abbiamo già visto prima. Dicevo giustamente, nella tabella qui è riportato anche il gobbione italico, che però quest'anno in realtà non l'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato negli anni passati. La gambusa rilevata, ma in realtà la gambusa è un animale così piccolo che in realtà
l'impiccatore a pesce elettrico non è lo strumento migliore, perché sugli animali molto piccoli ha un'efficienza minore, e quindi la gambusia non è un animale che si censisce con tanto facilmente. Con questo sistema. E poi comunque, chiaro, in realtà la gambusia c'è, la vediamo tutti quando andiamo sull'acqua, e ha dei numeri così elevati che sarebbero ingestibili. Che comunque statisticamente non sarebbero significativi gli animali, i numeri che noi potremmo raccogliere. Oh, adesso cominciamo, dicevo all'inizio, ho detto finalmente vediamo gli anni che si sommano. E qui ho riportato per ogni anno un colore diverso, per ogni anno c'è il numero, la percentuale all'interno del popolamento, la lunghezza minima, la lunghezza massima e la lunghezza media. E la prima cosa che ho notato quando ho messo insieme questi dati è stato il gobione italico. Il gobione italico è un pesce tipico, come il barbo, è tipicamente di fiume, proprio se potesse uscire dal lago scavalcherebbe, no? L'unico rilevamento che abbiamo avuto è stato quello nel 2020, con solo due esemplari, quindi anche difficile dal punto di vista statistico appigliarsi a questo numero, però l'unica osservazione che è stata fatta nel 2020, che è stata fatta dopo, quindi, il famoso evento di piena, correggimi se sbaglio, del 2019. Sì, gli eventi di piena importanti. Abbiamo solo 4 anni, abbiamo solo 2 esemplari, per cui non mi chiedete di fare dei ragionamenti matematici o chissà, certo, risposte definitive. Mentre stiamo lì che chiacchieriamo, diciamo, ce lo possiamo dire, guarda caso, 2019, è successo proprio lì. È successo questo, nel 2020 abbiamo... Adesso sarà interessante nei prossimi anni, perché mettiamo che nel 2027 ci sia un'altra piena paragonabile a quella del 2019 e il gobione non lo becchiamo mai, ma lo becchiamo solo nel 2028, allora sono già 2 eventi. Okay? Che sono solo 2, ma comunque rafforzano nel tempo. L'importanza del conoscere, certo, per poter ipotizzare, diciamo, più che altro. Altre cose particolari, con la gambusia ve l'ho già detta, in realtà i numeri sono piccoli, ma l'animale è molto frequente. La scardola italica anche, l'abbiamo ritrovata solo nel 2020, nel 2021, dopo la piena. Questo era quel ragionamento che abbiamo fatto per il gobione non sarebbe altrettanto, diciamo così, lineare, perché la scardola italica nel fiume Reno, adesso non mi ricordo sinceramente, andiamo a vedere com'era il popolamento, no, dov'è che era? No, qua, esatto, nel fiume la scardola italica non era stata rinvenuta come mi aspetto, perché la scardola italica non è un pesce di fiume, o perlomeno non di questi tipi di fiume, non del Reno a Sasso Marconi, per cui su questa specie dire che la presenza nel 2020 e nel 2021 è legata alla piena, a quella piena non è... quindi già qui vi rendete conto del fatto che sono sempre solo ipotesi. La pseudorasmora, anche questa catturata con pochi animali, ma in realtà sappiamo che c'è, non catturata nel 2019, è anche direi una piccola variazione sul tema, cioè nel senso magari non è stata censita, ma ovviamente certo, è presente, e anche lei, come il gardon e la gambusia, costituisce il pesce foraggio, perché se ci mettessimo a catturare tutte le rasbore, altro che 166 animali catturavamo. Ok? Poi sappiamo esserci il persico reale, sappiamo esserci il persico sole, sappiamo esserci il cabedo, l'abbiamo detto prima, la capa è sempre presente. Ora, i numeri, in senso assoluto, i numeri cambiano, no? Prendiamo ad esempio il gardon, che è quello che ci dà più soddisfazione matematica. Il gardon abbiamo preso nel 2018 125, nel 2019 83, nel 2020 295 e nel 2021 166, quindi con delle variazioni anche consistenti, certo, in termini assoluti. Ma se noi andiamo a vedere le percentuali relative, ci accorgiamo che quando noi ne abbiamo preso di più è perché abbiamo preso complessivamente più animali, quando ne abbiamo presi di meno è perché abbiamo preso complessivamente meno animali. Questo grafico a torta, questi grafici a torta lo riportano, ma lo riporta ancora, è ancora più evidente in questo grafico, o se preferite, qui sono spariti dei punti, voi li vedete? No. Allora,
Restiamo su questo. Sì. Restiamo su questo. Questo qui è nella colonna delle Y in verticale, vedete tutte le specie diverse e il numero di animali assoluti catturati. Vedete che, usiamo sempre il Gardon come riferimento, nel 2020 blu ne abbiamo presi 295, quindi moltissimi rispetto ad esempio al giallo 2021 dove ne abbiamo presi 166, praticamente il doppio. Ma effettivamente se voi guardate le altre specie, come ad esempio il persico trota, che anche quella era abbastanza numerosa, oscilla, varia nello stesso modo, cioè nel 96, nel 2020 di più che nel 2021. Il carassio uguale nel 2020 di più che nel 2021. Altre specie, nella carpa uguale. In altre specie questo non si vede, ma ricordo sempre che quando i numeri sono bassi questa statistica evidenziare molto meno. Certo. Questo è sempre lo stesso grafico espresso in maniera diversa, quindi vedete che la montagna centrale rappresenta il Gardon, che se voi guardate sotto in colonna, il Gardon è un anno il 43, un anno il 41, un anno il 51, un anno il 41, cioè siamo sempre lì, il Lucio Perca 7, 2,5, 2,3, 6. Per quanto questi dati vi sembrano oscillare, diversi tra di loro, in realtà sono molto non è così tanto, costanti, certo. Okay? Cioè, un'oscillazione guardate, sarebbe persicotrota, 1,50. Esatto, persicotrota 19, 18, 16, 19, anzi per la esattezza è 20, 18, 17, 20. Se l'avessi voluto fare a tavolino, essere così preciso non ce l'avrei fatta. Okay? Certo. Quindi se ognuna di queste righe, ogni colore rappresenta un anno, se ognuna di queste righe andasse per i fatti suoi, allora dovrei farmi dei pensieri sul metodo. Ma il fatto che i dati siano ripetuti e ripetibili negli anni mi rassicura dal fatto che il metodo che sto utilizzando quantomeno è ripetibile, il che vuol dire che quando io raccoglierò i dati nel 2030 potrò tranquillamente osservare, confrontarli con quelli del 2030. Se nel 2030 userò la canna da pesca o la dinamite, raccoglierò un tipo di dato che non è paragonabile con quello. L'importanza Questo grafico qua mi dispiace che non si veda perché era molto interessante. Magari adesso lo verifichiamo, poi lo troverete comunque, come abbiamo fatto vedere prima, scaricabile sul nostro sito, il PDF di tutta la relazione, quindi vi promettiamo che verrà integrato, aggiustato comunque con quello che è scappato. È sempre lo stesso grafico, dove per ogni anno ho riportato la percentuale di animali catturati. Ah, ecco, giusto una giusta descrizione che non ho fatto. Mentre in questo grafico qui io riporto il numero assoluto, quindi 295 vuol dire che io ho catturato 295 animali. In questo grafico e in questo grafico, se vedete sulla sinistra c'è la percentuale. Quindi, a prescindere dal fatto che fossero 295 o 166, quegli animali rappresentavano il 43% del mio popolamento. È su questo che io devo fare, che mi dà più soddisfazione fare le osservazioni e ha più senso fare le osservazioni. Sì, sì, in virtù di tutto quello che abbiamo ragionato. Quindi, quello che dicevo qui era che per ogni specie ci sono quattro puntini, uno per il 2018, uno per il 2019, uno per il 2020, uno per il 2021, in rosso vedrete la media e la barra rappresenta la deviazione standard. La deviazione standard è un piccolo calcolo statistico che ci permette di dare una misura della, come scritto, uso questi termini perché non voglio poi, una stima della variabilità. Un gruppo di dati o di una variabile. Quindi vedrete che quei puntini ricadono tutti all'interno della deviazione standard. Se cadessero al di fuori della deviazione standard in maniera casuale, non avrebbero senso. Nel senso certo, che non è che non avrebbero senso, magari ce l'avrebbero, ma dovremmo andarlo a capire che senso hanno. Però dal nostro punto di vista dici, chissà cosa vuol dire il fatto che siano tutti così sparpagliati. Invece il fatto che tutti gli anni il Gardon rappresenta il 40% più o meno della deviazione standard e rimane sempre lì, non è che una volta va a 10, una volta va a 80, è un valore in più, sempre, una conferma del metodo. Che rafforza, esatto. Ci tengo a ribadirlo perché 4 anni fa quando lo dissi, ma sulla fiducia. Invece adesso Dire. È importante comunque fare sempre dei paragoni su quello che si pensava all'inizio e su quello che nel tempo andiamo a riscontrare.
Questo qui è un altro modo di rappresentare il popolamento, quindi voi vedete, questa volta ogni specie non è, ogni colore non è un anno, ma ogni colore è una specie, e in successione, da sinistra verso destra, l'anno, quindi i dati del 2018, i dati del 2019, i dati del 2020 e i dati del 2021. Facendo tutte le specie c'è una gran confusione, non si capisce niente, anche perché, come vedete, il Gardon sta là su per i fatti suoi, perché ce n'è tantissimo. In marrone, quel color verdino lì è persico trota, che sappiamo essere, e poi tutti gli altri fondamentalmente si sovrappongono un po'. Facendo un focus sulle tre specie, sulle quattro specie che abbiamo analizzato prima, cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo appunto la composizione, variazione della componente percentuale delle quattro specie per i quattro anni successivi. La linea tratteggiata rappresenta una retta che meglio attraversa tutti i punti, cioè è la retta di tutte le rette che esistono, quella, e che potremmo disegnare su questo grafico, quella è quella che si avvicina di più ai miei quattro punti. Okay. Quindi se io dovessi rappresentare quei quattro punti non con un grafico seghettato, come di fatto emerge perché è quello che è naturale, ma con una retta, dovrei rappresentarla con quella retta lì. E cos'è che si vede? Si vede che queste rette sono fondamentalmente parallele, sono fondamentalmente orizzontali, sì, e parallele. Le variazioni minime, esatto. Il valore percentuale che voi osservate qua, più 56, meno 21, più 1,2, più 1,1, sono le pendenze di quella retta e sono paragonabili alle pendenze del Giro d'Italia, no? Parte una salita al 10%, quando c'è il 10%, io non sono un ciclista, ma se non ricordo male, il 10-15% è una salita c'è da pedalare forte, perché va su. Qui stiamo parlando delle pendenze o delle discese dell'1 o dello 0,2%, quindi fondamentalmente è una pianura, un falso piano, da salita in discesa, no? Certo. Questo, visto negli anni, nei quattro anni che abbiamo già visto, ma poi ci aspettiamo di vederlo anche nei prossimi anni, è segno che il popolamento è stabile. Un popolamento stabile è un popolamento che si autodifende, perché evidentemente le condizioni che ci sono in quell'ambiente permettono a questo popolamento di mantenere quelle condizioni. Immaginiamo un ambiente assolutamente instabile, un anno niente acqua, un anno dopo temperature altissime, l'anno dopo ancora pochissima acqua, tantissima acqua, l'anno dopo il sedimento si rimescola, l'anno dopo succede qualcosa, piogge tutto l'anno. Tutti gli anni avremo probabilmente dei picchi di una specie piuttosto che di quell'altra, perché trova le condizioni migliori o non le trova. Diverse, certo. Il fatto che, oppure ad esempio la cosa più ovvia è ambiente omogeneo, cioè una vasca da bagno. Una vasca da bagno, se tu ci metti dentro una specie che ama stare nella vasca da bagno, sta benissimo. Se tu gli metti una specie che invece che la vasca da bagno gli piacerebbe il bidet, già è in difficoltà, perché non trova. Invece un ambiente dove c'è un angolino che sembra una vasca da bagno, un angolino che sembra un bidet, un angolino che sembra il lavandino, certo, un angolino che sembra la doccia, uno entra e sceglie di andare dove vuole. E il lago di Porziola ha queste caratteristiche, cioè la sua diversità e eterogeneità è proprio garanzia di conservazione. È quello che è l'argomento del giorno, non solo del giorno di oggi, ma è l'argomento del decennio, forse del secolo, cioè la diversità, la biodiversità e la biodiversità ambientale. Là dove noi tendiamo a omogeneizzare, il famoso cemento, là dove tendiamo a omogeneizzare, l'ambiente non è più stabile. Certo. L'acqua non finisce, si ferma nel cemento e quindi non finisce più sottoterra, e ci sono le inondazioni, gli animali vengono selezionati in funzione del cemento, ci sono dell'antropizzazione in generale, ci sono quelli che si avvicinano, i ratti, gli istrici, i gabbiani, cinghiali, che apprezzano la nostra modo di vivere, ma altri animali che invece se ne vanno. Quindi la diversità in generale è sempre un valore aggiunto, no? Più cose Chiaro. Ci sono, meglio è. Poi ci sono ambienti che sono portati ad avere biodiversità maggiori e ambienti in cui ci sono biodiversità minori. Se vai alla foresta equatoriale ci sono più specie che in tutto il resto del pianeta messe insieme, quasi. Se vai nel deserto del Sahara, che fondamentalmente è un ambiente omogeneo, il numero di specie diminuisce, ma la biodiversità c'è. Certo, okay. Certo.
Quindi quello che noi vediamo fondamentalmente è che questa, le componenti percentuali relative non variano, o perlomeno in questi 4 anni, non sono variate in maniera proprio macroscopica. Guarda, cosa succede? 5 carassi, quest'anno ne abbiamo catturati 5.000. Questo è, a mio parere, un buon segno, perché vuol dire che l'ambiente, sembra che l'ambiente abbia raggiunto un suo equilibrio, e altro non bisogna fare che mantenerlo, perché se andiamo a cambiare quell'equilibrio lì, il rischio è innescare una reazione della quale non conosciamo. Nella migliore delle ipotesi, se l'ambiente è forte, nella migliore delle ipotesi lui tornerà gradualmente in quella posizione, ma nella migliore delle ipotesi. Se invece creiamo, gli diamo una spallata così forte da non potergli permettere di tornare alle sue condizioni, questo tenderà a cercare un nuovo equilibrio. Quanto tempo ci metterà a trovare un nuovo equilibrio? Quale sarà il nuovo equilibrio? Quindi dopo sarà tutto. Chiaro che invece il valore aggiunto di avere già una realtà che presenta appunto queste caratteristiche di biodiversità e stabilità in un certo qual modo è... Annetto che è un ambiente artificiale, perché abbiamo detto che è rinaturalizzato, chiaro, partiamo da antropica, e che le specie sono per lo più allottone, provenienti da tutto il mondo, e che fino a qualche anno fa non si conoscevano neanche, qualche secolo fa non si conoscevano neanche, e adesso si trovano a dover convivere. Quindi è un ambiente sono rapporti molto complicati, però per il l'indizio sembra abbiamo indicazioni che funziona. Ecco, allora, un po' le cose che abbiamo già detto. Ovviamente sappiamo, appena ribadito, sappiamo che le specie sono quasi tutte allottone, ma questo non l'abbiamo scoperto certo con il censimento, e tutto sommato, viste le finalità dell'ambiente e dell'utilizzo che ha, non è neanche un dramma. Una cosa però importante, doverosa, la devo dire. Ci sono tanti animali, qui tante specie allottone che già ci sono, e nessuna intenzione o vuol suggerire di toglierle. Però l'importante è non aggiungerne altre, non per il lago stesso, ma per il Reno, perché noi sappiamo che questo lago può essere un punto di partenza di nuove colonizzazioni. Quindi specie allottone che oggi non sono presenti nel lago o più in generale nel bacino idrografico del Reno, introdotte in questo ambiente, potrebbero nel giro di 5, 10, 15 anni, quando arriva quella famosa piena, chiaro, che diciamo prima, potrebbero spostarsi nel Reno e diffondersi liberamente. Quindi ok, quello che c'è va benissimo, non c'è problema, però non peggioriamo la situazione, almeno non peggioriamo la situazione. Certo, no, penso che sì, sia uno proprio anche dei principi fondanti di quello che è il progetto applicato a Porziola, il monitoraggio attraverso il vostro lavoro, e comunque tenendo ben presente la possibilità di cercare di entrare in punta di piedi, come piace a volte, mi piace dire, e mantenere il più possibile senza alterare, che tendenzialmente la natura si adatta, si gestisce. No, anche perché, per i motivi che dicevamo prima, cioè delle diverse scale temporali, magari noi facciamo delle azioni le cui conseguenze moriamo prima di vederle. Non è dato saperlo, chissà quali meccanismi, magari non facciamo niente, ma invece magari chissà quali meccanismi andiamo ad innescare, che in chissà quanto tempo si evolveranno e raggiungeranno un nuovo equilibrio. Quindi squadra che vince non si cambia, esatto. Questo funziona, sta lì per i fatti suoi, ormai ha raggiunto un suo equilibrio anche territoriale con gli altri ambienti che lo circondano, non modifichiamolo ulteriormente. Questa sì, è la mia... Un altro aspetto credo che sul quale meriti una menzione e una sottolineatura è il fatto che comunque noi andiamo lì a pescare, certo. Ecco, quindi comunque noi osserviamo un ambiente che comunque è un ambiente sul quale viene esercitata una pressione di pesca, prevalentemente no kill per i regolamenti che ci sono, ma la pressione di pesca è anche quando no kill, questo ritrovare, diciamo così, questi indizi di un ambiente in salute, comunque ci nel medio lungo periodo piccoli interventi gestionali per un interesse aliautico, come diciamo prima, non sono da escludere. Cioè aiutare una specie a riprodursi, provare a fare qualcosa, se dovessimo vedere che le cose non vanno bene, nessuno ci vieta di
nessuno ci vieta di farlo, oppure fa un regolamento per cui certi animali non possono essere, il pesce siluro non può essere reintrodotto, se non ricordo male. Sì, da noi abbiamo la famosa libertà di scelta, l'abbiamo citata così in altre situazioni, cioè non c'è un no kill totale, c'è semplicemente la possibilità data al singolo pescatore di decidere se rimettere o trattenere. No, non stiamo parlando di interventi che rischiano di modificare totalmente queste dinamiche. Certo. Anche perché abbiamo visto che questo lago si difende da solo. Cioè, sì, sì, credo che sia veramente importante porre l'attenzione su questo concetto e quindi, insomma, ripeto, penso sia un grande, diciamo così, un grande vanto, anche se noi meriti ne abbiamo pochi, se non quelli di darci un'occhiata e di cercare di fare meno danni possibile, ecco. Però è bello poter più grosso, secondo me, è quello di non fare niente. Sono noioso, però noi abbiamo un po' l'intenzione, noi esseri umani abbiamo questa pretesa, questa superbia, io la chiamo, questa superbia di dover gestire, cioè noi siamo quelli che determinano, no, noi siamo dei coinquilini insieme a tanti altri viventi, animali, sì, vegetali, funghi, batteri, tutto quello che c'è, e siamo coinquilini di questo pianeta e abbiamo il compito di, il dovere, più che il compito di rispettare quello che c'è. Poi adesso noi viviamo in un'epoca moderna per cui ci sono, come dicevamo prima, specie che arrivano un po' da tutte le zone e non è che dobbiamo fare, non dobbiamo fare come si dice, la guerra a tutto questo. Dobbiamo semplicemente sapere che quello che abbiamo fatto fino ad oggi sarebbe stato meglio se non l'avessimo fatto, per cui evitiamo, se non altro, da oggi in poi evitiamo di fare quello che abbiamo fatto negli ultimi 2000 anni. Magari diamoci un pochino di contenimento. Concludo a cerchio, siamo partiti dall'ambiente, riconcludiamo con l'ambiente. Abbiamo detto che i pesci che noi osserviamo sono la punta di un iceberg che è composto in realtà da tutto l'ecosistema, da tutto l'ambiente, anche le componenti abiotiche, cioè tutte le cose non viventi che sono di quell'ambiente. Beh, allora, per lo stesso motivo, lo stesso ragionamento si può applicare anche alla biodiversità ambientale, cioè il fatto di avere un lago così diversificato che sia spazialmente che temporalmente durante l'anno presenta delle caratteristiche diverse, credo che sia una cosa positiva per gli abitanti del lago, cioè inteso per i pesci e non solo, anche per altri animali, mammiferi, anfibi, rettili, tutto quello che c'è all'interno del lago. Quindi questo adesso immagino, non so se le stai facendo vedere. No, adesso stavo tentando di farvi vedere un piccolo contributo e ve lo faccio vedere subito così. Esatto, questo, okay. Gianluca, questi sono i nostri fantastici erbai. E è una situazione limitata nel tempo che probabilmente aiuta il mantenimento di questo tipo di popolamento, cioè immaginate quanti animali possono trovare zone di rifugio, appena nati intendo, possono trovare zone di rifugio proprio in quegli ambienti lì per difendersi dai persi cereali, dai persi citrota, dai siluri, cos'altro che avevo detto, il cavedere, insomma tutto quello che potrebbe essere un predatore. Dai cormorani, da chi pesca da fuori. Ma anche dai pescatori, durante il periodo della riproduzione, quello è sicuramente un ostacolo, a mio avviso, positivo, nel senso che è un ambiente che durante il resto dell'anno non c'è e che durante quel periodo lì crea delle nuove zone di riparo. Ok. E altre cose particolari non mi vengono in mente, se non dire che non vedo l'ora di fare gli altri 4 anni
Anche noi. Se c'è una trapiena, se c'è qualche gobione. Egoisticamente parlando, sicuramente noi ti diremo che di un'altra piena faremo volentieri a meno, visto che non tanto per il monitoraggio del gobione, quanto più per tutte le manutenzioni che vanno dietro. Però abbiamo messo le aste, quindi al limite vedremo il famoso bicchiere mezzo pieno, proveremo le aste e valuteremo il gobione. Dobbiamo essere consapevoli, e questo ci tengo a ribadirlo ancora una volta, di dove ci troviamo. Noi siamo all'interno del fiume, quindi è credo davvero importante che chi viene al lago a pescare si guardi intorno, si renda conto, anche per un aspetto di sicurezza, se vogliamo. Nel periodo delle piogge, ad esempio, è estremamente importante sapere che siamo in un ambiente soggetto alle piene, quindi probabilmente non succede niente, però è importante avere ben chiaro dove siamo. Credo sì che sia un valore aggiunto comunque di questo lago, di questo contesto. Bene, che dici? Proviamo a concludere il tutto. Direi che noi sicuramente, Gianluca, ti ringraziamo molto per il lavoro che fai, che portate avanti. Abbiamo da sempre creduto in questo progetto, in questa parte del progetto applicato al Porziola, che è quella del monitoraggio del popolamento ittico, e davvero speriamo di vivere insieme nel proseguo degli anni questi dati, questo arricchimento di informazioni, sempre consapevoli del cerchiamo di toccare il meno possibile e di osservare il più possibile, per avere più informazioni e per fare meno danni, si può dire. Sì, ma non è solo questione di danni, è solo proprio questione di modifiche. In realtà magari potenzialmente una modifica potrebbe anche essere buona, però visto che funziona. Giusto. Anche perché poi quando tu vai a fare una modifica buona, buona per chi? Sì, dopo diventa soggettivo e ci spostiamo su un ambiente. Buona per l'arvicola, buona per il falco pellegrino. Bisogna un attimo andare a decidere. La cosa più semplice è anche più conservativa, più cautelativa, è far fare alla natura quello che la natura sa fare benissimo, cioè essere indipendente. Certo. Io sono molto contento di far parte di questo progetto, perché non è finalizzato, la mia intenzione non era quella, non è quella di dare delle risposte, inteso qui è così, allora bisogna fare colà. Non è questo. La mia, o perlomeno, non è solo questo, se ci sarà bisogno, ci siederemo al tavolino, certo, e ne parleremo. Ma la cosa che a me piaceva di questo progetto era che avremmo potuto applicare una metodologia scientifica, oggettiva, per raccogliere dei dati nero su bianco, su cui puoi fare dei ragionamenti soggettivi, se no torniamo al discorso di prima. Certo. È troppo l'osservazione singola, mia, personale, perché un pomeriggio sono stato lì, per quanto interessante, non è sufficiente per costruire un reticolo di informazioni su cui ragionare. Certo. È sempre un parere personale. Questi numeri sono numeri oggettivi. Poi di personale ci lasciamo solo le osservazioni che ci facciamo sopra. Bene, bene. Io direi che possiamo concludere questo video. Vi ringraziamo per averci seguito. Vi diamo appuntamento, come già vi abbiamo detto in apertura, alle prossime pubblicazioni che faremo di tematiche sempre strettamente legate a quella che è la realtà del progetto applicato al Lago di Porziola. Vi ricordiamo velocemente il download della relazione che abbiamo visto insieme a Gianluca sul nostro sito, nel quale potrete scaricare anche tutti i vari campionamenti degli anni precedenti. E direi che ci possiamo salutare. Grazie ancora, Gianluca. Grazie. E alla prossima. Alla prossima.